Salve a tutti, in questo video andremo ad effettuare il cambio dell'olio del CBR600 Fireblade del 2004. Come prima cosa andremo a smontare la pancia per scaricare l'olio motore. Dopo aver smontato la pancia, andremo con una chiave da 12 a svitare il tappo del scolo dell'olio. Dopo aver scolato tutto l'olio dal tappo, andremo a svitare il filtro dell'olio che si trova qua, in questa posizione. Cosa andremo a fare? Come possiamo vedere, non abbiamo molto spazio, quindi noi con la chiave entreremo da qua e svitteremo il filtro. Attraverso questo spazio infileremo la chiave in questo modo e la andremo a infilare nel filtro dell'olio. Così. Andremo a mollarlo. Infatti vediamo che sta girando. Siccome non abbiamo molto spazio, appena vediamo che il filtro sarà morbido, lo leviamo a mano. Adesso che il filtro è mollato, andremo a svitarlo a mano. Mettiamo la vaschetta sotto perché cadrà l'olio. Andiamo a svitarlo. Facciamo scolare tutto l'olio e poi metteremo il filtro nuovo. Una volta scolato l'olio, faremo passare il filtro in mezzo allo spazio dei collettori. Una volta levato il filtro dell'olio vecchio, andiamo a scartare il filtro nuovo. Verifichiamo che le altezze e la circonferenza del filtro siano le stesse. Vedete che questa è un po' asciutta, in genere c'è un filo di grasso. Andremo con dell'olio nuovo a oliare la guarnizione, l'O-ring, in questo modo. Allora, adesso andremo a inserire il nuovo filtro, sempre tra lo spazio in mezzo ai collettori, in questo modo. Lo giriamo e andiamo ad avvitarlo nel suo filetto. Teniamo con una mano la parte di dietro e con l'altra avvitiamo. Adesso andrò a inserire circa 2 kg d'olio all'interno del motore. Accenderò la moto per far riempire il filtro dell'olio e poi effettuerò il livello. Tappiamo e adesso accenderò la moto per far riempire il filtro. Adesso, dopo aver spento la moto, il filtro dell'olio si è caricato di olio, quindi cosa andrò a fare? Aprirò il tappo e andrò a inserire l'ultimo chilo di olio, andrò a effettuare il livello. Come fare il livello? Dobbiamo mettere la moto sopra un cavalletto centrale oppure ci facciamo dare una mano da qualcuno per tenerla in equilibrio. Andremo a inserire l'olio e tramite questo blò, come possiamo vedere sulla destra e sulla sinistra ci sono due tacche, la tacca più in basso è il livello di minima e quella più in alto è il livello di massima. Andiamo a far arrivare il livello fino a quella di massima. Come possiamo vedere il livello è arrivato quasi nella lineetta superiore, quindi abbiamo effettuato il livello dell'olio nel modo corretto. Grazie per la visione di questo video e alla prossima.